Negli ultimi 3 anni i casi di disturbi alimentari, quindi bulimia e anoressia, sono addirittura più che raddoppiati in Italia. Ci sono stati quasi 4.000 morti in Italia, specialmente fra i giovani, per questo tipo di disturbi. Proprio in questo momento il governo Meloni ha azzerato il fondo destinato agli ambulatori che seguono queste persone. Dopodiché Regione e Governo sono corsi ai ripari promettendo degli investimenti futuri. Oggi con una mozione ho chiesto di mettere nero su bianco questi impegni. La mozione però è stata bocciata dalla maggioranza. Questo la dice lunga sull'impegno che hanno preso e stanno mancando di dare a queste persone e alle loro famiglie quella serenità che cercano rispetto a quanto e come saranno seguiti nel prossimo futuro.